Avevo una bazooka in casa, avevo dei negativi di mio padre che aveva fatto delle foto, no? Ho provato a avere questa bazooka davanti al negativo e accanto al muro si vedeva l'immagine negativa. Sì. Ho preso una passione sfrenata, cioè non so da questo, e da qui sono partito. Sono andato al cinema, andavo lì sempre a dire: mi prendete, voglio vedere i proiettori, voglio imparare. Eh? E pian piano ho cominciato in quei cinematografi, per Sì. pensare parrocchiali, così. E dopo sono andato avanti. Sono arrivato a Adria, iniziavamo in cinema alle 2 del pomeriggio, a quegli anni, Sì. nel 56, su Palco. Poi dopo che abbiamo, costava le ore degli operai, ho cercato di diminuire questi orari di lavoro, e era detto da Danuso, non ce la faccio, e allora mi ha detto, vuoi darmi a me il cinema? Da? E gli dice, sì, ma lei mi ha contato, mi devi dare un po' di soldi per liquidare gli operai, dopo prendi tutto tu. Mi ha proposto, ti do il cinema aereo, abbiamo la linea, e mi ha dato il cinema aereo. Poi dopo siamo messi a lavorare, mia moglie con grande passione, i soldi venivano su, il film che abbiamo fatto è La fuga da New York, per Sì. esempio. Abbiamo fatto un sacco di soldi, sporco di soldi. Poi abbiamo fatto Rambo, dai, primi Rambo, il primo Rambo, poi il secondo, il terzo, la storia di guerra a quel tempo e Sapore di mare, si cassava milioni, con Rambo, 2000 persone. È stato bellissimo, bellissimo. Allora stupenda, in cabina pensa io, Omar Sarri, che gli ha fatto quel film per quella volta, lui e Peter O'Toole, Sì. li ha girati nei fogni, non è neanche stato messo in circolazione. Comunque gli ha detto, Omar Sarri da Omar si è fatto la fotografia, perché avevamo iniziato la proiezione di Sala Volpi, no? Sì. Per la critica. Sì. Dopo non c'era nessuno ancora dentro, perché io raro che Sì. era il mio sud, Tomas, Danuccio, mi fa piacere. Fermi le proiezioni, iniziamo più tardi, arriva che non si può, lo sapeva il direttore, Sì. era cosa da... Non so il direttore, mi piace, il capitetto. Arriva comunque, a me, mi affermo, a me, si parlava un po'. Arriva, guarda, il film che mi è piaciuto di più è stato L'Oro d'Arabia. Il dottor Zivago, sì, l'oro d'Arabia è buono, ma il dottor Zivago, ma sarebbe... Non è più, Sì. stata girata qui, si chiama la zona di Capasta, Che zona è? a Villarese. A Villarese. C'è un cimitero, no? Sì. Hanno girato la scena che il bambino si è annegato nel po' e hanno fatto funerali. E più dopo c'era, siccome mio papà, c'era una centrale di metano poco vicino al cimitero, Sì. la Sì. centrale di metano, la stazione di metano. E loro venivano, secondo me, tutta la troupe, no? Avevano le molly Richardson, i gruppi elettrici, andavano a benzina, no? E venivano a prendere le bombole di metano, a Sì. caricarle, che noi gratis vedevamo, no? Per fare la corrente energia, no? Per i riflettori, eccetera, eccetera. E lì, Sofia Loren, hanno fatto i funerali, dunque lì si è fermata, io stavo andando a fare il cinema in Adria, no? Quella macchina, mi sono fermato qui, a girare le fornaci qui, sul po'. Siamo girati qui sulla fornace del Po, no? C'era la Vanessa e dopo c'era quell'attore di Moselici, non so, il Zingaro, aveva la barba, abitava lì a Montagnano. E allora lì sono passato a lì, no? C'era tutto Barassa, sua moglie. E allora lì e girato questo pezzo di seta, che era lui che vendeva. E allora lì mi fermava e dice Tinto, dice, scusi, ma lei dice, mio, guarda, vuoi andare a fare il cinema? Stavo andando a fare il cinema. Ma che film fai? Io sto facendo Trinità, con Bud Spencer, sa? Lo Sì. chiamavano Trinità. E io si fa una vaga lo skate, infatti ha fatto tantissimo. Lo chiamavano Trinità, Sì, con sì, sì. Bud Spencer e Terence Hill. Io, essendo professionista, no? Nella Sì. sala Volpi, Gianluigi Rosi veniva alle ore 10 di sera, no? E diceva, devo visionare quel film, no? E lui diceva, Lanusso, mi metti la prima, la terza e l'ultima parte. Dico, ma come fa a girare il film e capire, no? Ma non ho tempo, sono troppo impegnato tutta la giornata. Proiettavamo solo il film per lui, no? Dalle 10 in Sì, poi. E lui diceva, dammi la prima parte, la quinta e l'ultima. Lì siamo stati a Roma. qui siete a Roma, A Roma, in sì. Vaticano. E dal Vaticano, sai, siccome in quel periodo, nel 1970, si cominciava ad andare in crisi col cinema, c'era un po' di crisi, no? E allora noi purtroppo eravamo costretti dal lunedì al venerdì a Luce Rossa.
E allora io ho detto, sì, Sua Santità ha detto, siete per la cultura, per tutto, no? La storia dell'Italia, guarda. Ha detto, purtroppo, guarda, siamo costretti a fare una Croce Rossa, non ha importanza, è sempre un altro. Se non mi dice Roberto Ferini, poi diceva di quelli del cinema, no? Che il suo cugino Avanzo, era sposato con l'inglese, che era la cugina di Biro, di grande, da Byron, era sempre via Tagliabua, via Casenna. La cugina. No, Avanzo ha sposato questa inglese, la cugina di Biro, Byron. E lui Avanzo, mi ricordo, sono andato prima di essere morto. E aveva già il proiettore, aveva una saletta che era il suo passato, cioè, il suo proiettore, la sua professione, proiettava i film. A quel tempo, da Corosserini, vedevano i film. Ma lui è mai tornato qua? Cioè lei l'ha mai visto qua? L'ho visto, è venuto dopo la riunione. Nel 52? Il proprietario qui dell'ospedale, si chiamava Sonnato, che è venuto, era suo amico. Sì. È venuto qui a trovarlo, e mi ricordo che era ragazzino. E sono da lì che rimetto, si parlava sempre di questo giro di film, qua il cinema, e via, che arriva, certo. E allora sono da lì che ho detto, e mio nero ha detto, via tutti questi scavi che erano stati corsi d'acqua, che erano portati via, case, tutto, sapete, è stato un disastro, specialmente qui, nella parte. E allora il mio nero, e dopo quella c'era un film, chi è?